Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo vlog che riguarda Farming Simulator 22. Oggi non è assolutamente nulla di ufficiale, sapete che io sono partner silver della Giants, quindi spesso ricevo delle notizie da dare in anteprima, del materiale in anteprima, ma in questo caso non è nulla che riguardi la mia partner, non è nulla di ufficiale. Sono semplicemente delle supposizioni, delle teorie complottistiche che andiamo a fare insieme. Però non potevo non fare un vlog, dovevo scegliere se fare il solito gameplay o oggi portarvi questo video in cui mettervi una bella pulcettina nell'orecchio. Voi immaginate la pulcettina, io adesso la prendo e l'ho messa nel vostro orecchio, che schifo. Vabbè, no, comunque è per dire che, amici miei, potremmo avere azzeccato il terzo DLC. Forse abbiamo capito qual è il terzo DLC, però attenzione, attenzione, attenzione. Prima di tutto mettetevi comodi, fatemi ricordare un po' di cose, che in descrizione c'è l'altra piattaforma dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete venirmi a sostenere con un abbonamento gratis, inoltre vi dà anche la possibilità di giocare insieme a me nelle live riservate agli abbonati. Poi vi ricordo che potete supportare questo canale con il tastino super grazie qua sotto, tra il like e il condividi, al costo di un caffettino potete sostenere il mio lavoro. Nella giornata di ieri non ci sono stati caffettini, quindi non ho una lista di persone da ringraziare, quindi vi bacio tutti, vi ringrazio così genericamente. Mettetevi comodi perché dobbiamo capire di cosa stiamo parlando e come siamo arrivati a tali conclusioni. Innanzitutto la Giants, sulla sua pagina dove è possibile comprare il Season Pass, ci dice che il terzo pack, il terzo DLC, sarà qualcosa che ci aiuta a fare le cose in maniera più efficiente. Perciò si parla di efficienza e già subito, soprattutto in live con gli amici che mi vengono a trovare di là, abbiamo iniziato a ipotizzare: beh, efficienza, che cosa può essere efficienza? Fare le cose con maggiore efficienza è sicuramente tutto quello che riguarda l'agricoltura 4.0, l'agricoltura di precisione, GPS, tutte quelle cose lì computerizzate che aiutano ad avere meno sprechi e a lavorare meglio. Perciò abbiamo cominciato già da tempo a teorizzare che poteva essere tipo la GPS o qualcosa del genere. Nella giornata di ieri mi sono piombate addosso così delle segnalazioni. Io non so come alcuni facciano a trovare queste cose, non lo so, però mi sono arrivate queste segnalazioni in privato, ovvero che sulla pagina Facebook di un'azienda che si chiama Trimble, credo, ragazzi, io ho un inglese che fa schifo, chiedo venia all'azienda, comunque Trimble Agricoltura Italia, dicevo, mi è arrivata questa segnalazione su questa pagina qua, che guarda caso è un'azienda che vende strumenti per l'agricoltura di precisione, quindi GPS, il trattore tra virgolette che guida da solo, tutte quelle cose lì. Bene, queste persone si sono accorte che, ragazzi, ieri 2 luglio è uscito questo strano video. Vedete? Azienda agricola virtuale di Trimble, guardate qua, queste, ragazzi, sono immagini di Farming Simulator. Cioè, a casa mia questo è Farming Simulator. Guardate, ragazzi, io ovviamente vi lascio il link della pagina loro ufficiale, e loro dicono che si tratti di gestione dati, problemi di lavoro sulle applicazioni, l'agricoltura di precisione è sempre pronta a migliorare qualsiasi azienda agricola. Entra nell'azienda agricola virtuale di Trimble o di Trimble. Anzi, ragazzi, se sapete come si pronuncia scrivetemelo qua sotto, così evito di storpiare il nome a questa azienda, e scopri come le soluzioni di agricoltura di precisione di Trimble possano adattarsi alle tue esigenze agricole. Poi qua c'è una pagina in cui
fa riempire tutti i dati, nome, cognome, indirizzo, quello che vedo. Io non sono un agricoltore, quindi non l'ho fatto, non è che posso prendere in giro un'azienda per vedere cosa ti tratta, però non sono un agricoltore, quindi non ho fatto quel campo lì. Però ragazzi miei, questo è Farming Simulator. Oh raga, questo è Farming, questo è Farming Simulator 22. Ci sono le immagini. Allora, le cose sono due: o questa azienda ha usato le immagini di Farming così perché si parla di azienda agricola online interattiva, quindi l'hanno fatto così, hanno preso con queste immagini solo a scopo illustrativo così, oppure la teoria è che il prossimo DLC sarà proprio una collaborazione con Trimble Agricoltura. Perciò il prossimo DLC potrebbe essere la GPS o qualcosa di simile. Andiamo sul sito della Trimble, anche questo ve lo lascio in descrizione. Ecco qua ragazzi, come vedete, ecco questa è l'azienda virtuale in cui ci spiegano un po' come funziona tutto quanto, ma come vedete non mi sembra, vedete, non mi sembra che sia inerente a Farming. Quindi ci spiegano un attimino che cosa fa questa azienda, ok? Che cosa fa questa azienda con questo video, e riusciamo forse a capire che cosa ci potrebbe essere all'interno del DLC. Ad esempio, il costo della tecnologia dell'agricoltura di precisione, quindi potrebbe andare a completare un po' quello che è ed a unirsi con la precision farming questo DLC. Scegliere l'attrezzatura giusta, supporto e riparazioni. Vedete quante cose offre questa azienda? Vedete? Poi queste sono immagini relative alla realtà, ovviamente. Gestione dei dati dall'inizio alla fine, compatibilità con terzi, gestione dati sul campo, aumentare la produttività, massimizzare le risorse. Insomma, ragazzi, secondo me ci potrebbe essere anche la GPS. Anche perché, andando sul loro sito, come vedete, guida e sterzo. Vedete? Con un'app Android aiuta gli agricoltori a completare le applicazioni sul campo in modo rapido e efficiente, mappando e monitorando le informazioni in tempo reale con la massima accuratezza. Vedete? Abbiamo praticamente tutto quello che riguarda la GPS. Vedete ragazzi? Cioè, una roba del genere su Farming Simulator, beh, sarebbe un DLC coi contro K. Sarebbe fantastico. Probabilmente sto delirando, probabilmente siamo completamente fuori strada e magari questi hanno usato le immagini di Farming così giusto perché ci aveva a che fare col virtuale. Magari quelli della Giants nemmeno si conoscono con quelli della Trimble. Però ve ne dovevo parlare, perché a mia volta me l'hanno detto e io non potevo lasciarmi questa cosa per me. È qui che entrate in gioco voi. Fatemi capire se so io che sto delirando, un po' come quando dicevo che sarebbe stato bello che il DLC Kubota doveva avere una mappa giapponese con riso, vi ricordate? Purtroppo sono i miei sogni, i miei deliri. Però voglio sapere la vostra. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi c'è un collegamento, un'affinità con questa azienda. C'è la possibilità che il prossimo DLC sia un DLC Trimble con l'arrivo della GPS e tutta sta roba qua? Commentate. Voglio sapere la vostra, ragazzi. Andate a vedere pure voi, andate a controllare. Insomma, voglio sapere la vostra. Io ovviamente, quando saprò qualcosa di ufficiale sul terzo DLC, ci farò subito un vlog, così lo sapremo. Però questo mese ricordiamoci che c'è anche il FarmCon, quindi probabilmente a FarmCon verrà svelato il prossimo DLC, che dovrà uscire in estate. Io penso verso fine agosto, probabilmente, calcolando i tempi degli altri due. Staremo a vedere, ragazzi, inizio settembre, fine agosto, più o meno. Io credo che sia quello il periodo. Raga, non lo so, commentate, perché ho bisogno di voi. Ho bisogno di qualcuno che mi dica: Robby, secondo me deliri. Robby, secondo me ci hai preso. Quindi scrivetelo nei commenti, commentate. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui. Ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, che consentono al canale di sostenersi e andare avanti e portare tutti questi contenuti. Lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei simulatori. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!